Ciao, dentro un addio qui su Radio Punto Zero, e adesso abbiamo Maria Pina in onda al telefono con noi. Buongiorno! Buongiorno. Stavi dormendo? Sì. Lo sai che c'è Gennaro che voleva farti questa sveglia? Addirittura. Sì, aspetta che ti faccio sentire la musica, vai. Sveglia dormiglione. Allora, dobbiamo svelare tutto l'altarino. Gennaro voleva farti la sveglia, tanto sì, che lui stanotte, pensa, intorno alle 3 di notte, sì, mi ha scritto e mi ha detto: Ivan, facciamo questa sveglia da parte di Gennò, così come l'ho scritto a Maria Pina. Il messaggio è: non è giusto che io la domenica mi sveglio presto e tu no, quindi sveglia, sveglia, sveglia dormiglione. La canzone che voleva dedicarti era di Pavarotti, ma qua non si può mettere la canzone di Pavarotti, quindi... Sì, evitiamo. E poi soprattutto lui voleva farlo alle 9 del mattino, soltanto che quel fessacchiotto di Gennaro che cosa ha fatto? Mi ha scritto il tuo numero ma senza una cifra. Vabbè, meglio così. Quindi sennò... ti sei salvata. Tanto sì, che poi nel corso della mattinata, grazie ad altri contatti comuni su Facebook, siamo riusciti finalmente a risalire al tuo numero. E quindi devi ringraziare Lina nella fattispecie. Grazie Lina, che adesso proprio lei proprio ha fatto in modo che io potessi in qualche modo rintracciarti qui alla radio. Allora, come sarà questa tua domenica, Maria Pina? Non lo so, ho appena aperto gli occhi, volevo dormire ancora. Volevi dormire ancora? Sì. Ma come? Sveglia dormiglione. Ma non si fa, fino a mezzogiorno non va bene così. Anzi, adesso vai a cucinare, dai. No, è già pronto. Già è pronto? Sì. Ma c'è, chi ha cucinato? Mamma. Passami tua madre, passami la tua madre. No, è di là, no. Chiamala no, un attimo. No, ma anche signora! No. Signora! Come si chiama tua madre? Concetta. Signora Concetta! Concetta Mobili! No, no, non è lei. No. Mannaggia. Ascoltami, quindi Maria Pina, che cosa vuoi rispondere a Gennò? Grazie, penso che la prossima volta... quando non dovrà lavorare chiamerò io lui. Ah, perfetto. Perché Gennò poi? Perché lui è di Afragola. Mm-hmm. E il loro dialetto... Ah, ogni... Sì, fa concludere diciamo poi le parole con la O finale. Esatto. Sì, vabbè, mica tutti, voglio dire. Poi c'è, no, vabbè, ci sono lui... quelli di Afragola che parlano senza la O finale. Ci mancherebbe altro. Certo, però lui è marcata. Ah, lui c'ha questa tradizione, diciamo. E quindi lo pigliamo in giro un po' per fargli togliere il dito. Dai, salutiamo tutti gli amici di Afragola che ci stanno ascoltando e che non parlano assolutamente con la O accentata finale. Detto okay, questo... Maria Pina, io ti saluto, ti auguro una buona domenica. Quando grazie, ti capita vienici a trovare. E soprattutto devi ringraziare Alina che mi aveva dato l'onore di mettere una canzone per te. Però poi dopo la scelta lei è uguale e ha scelto YouTube. Pensa un po', oh, With or Without You. Vai Adriano, falla partire. Che cosa vuoi dire Alina? Non posso dirle niente, mercoledì le dico tutto. Mercoledì, questa mi sembra più una minaccia che una promessa. No, si deve laureare mercoledì. Tanti auguri a Pina, tanti a Lina, Allina. Tanti auguri a te Maria Pina, buona giornata. Grazie. E buon Natale. Grazie. Allora, se voi volete in qualche modo anche prenotare una sveglia anche per le prossime domeniche, 081 512 3700. See the stone.